sopra il sacco bisogna tenere una mano di invergoto. Che vuol dire? Sono bresciano, datemi una mano, ho bisogno di una mano, datemi qualcosa. Nel senso che comunque... E invece per i vigili questo è stato... Questo è illegale. A Luigi trema la voce mentre ci racconta la sua storia. 10 anni di lavoro all'estero, poi il titolare scappa con i soldi. Luigi deve rientrare a Brescia, ma per lui tutto diventa difficile. Senza lavoro, senza casa, dorme in stazione finché qualcuno di buon cuore gli dà un alloggio. Per vivere, da un anno chiede l'elemosina davanti all'ospedale. 2 settimane? Finalmente sono riuscito ieri a simulare i soldi per pagarmi 57 euro di bolletta della corrente. Ci sono arrivato ieri. Luigi ci mostra i verbali che i vigili urbani gli hanno redatto. 130 euro di multa ciascuno. Il motivo? Non può chiedere l'elemosina. Perché? Perché loro, ma io sono povero, cerco di sopravvivere con quelle monetine che mi regalano le persone di buon cuore passando, e loro mi vengono a discriminare. Ecco perché Luigi si sente discriminato. Mentre parliamo con Luigi, nelle aree di sosta attorno all'ospedale agiscono indisturbati decine di parcheggiatori abusivi. Perché nessuno gli dà la multa a loro? Io, piuttosto che commettere reati, preferisco vivere così. Io non chiedo tanto, lasciatemi in pace. Non mi sembra di chiedere una cosa impossibile. Terminata l'intervista, Luigi torna a chiedere l'elemosina, ma non passa molto che 2 vigili urbani in moto lo raggiungono. Buondì, siamo di... Non possiamo fare nessuna intervista, se volete farla signora, tanto di cappello. Ma perché tanti verbali? Non fa del male a nessuno. Chiedo gentilmente, se volete, c'è il nostro ufficio stampa, potete rivolgervi e vi verranno chiarite tutte le cose. Poi ognuno ovviamente la pensa come la pensa, e la cosa per adesso per me finisce qua. Un cittadino bresciano ha assistito alla scena. Non siamo italiani. Mi scusi, e noi continuiamo, e gli altri cosa fanno? Niente. Ecco, basta. Mi scusi, abbiamo visto cosa hanno fatto adesso? Sì, l'abbiamo visto. Chiuso.